facciamo i nostri complimenti, rinnoviamo il nostro rispetto a tutta la squadra più forte del mondo in questo momento. E congratulazioni, però peccato, no? Congratulazioni per uno scudetto stravinto sul campo, però peccato perché è probabilmente lo scudetto più falsato da quando esiste la Serie A. Niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini del mio corazon, how you doing? Come state? Soprattutto buon 5 maggio a tutti quanti. Oggi è la nostra festa nazionale, il giorno più importante dell'anno per me personalmente, più importante del Natale. Happy May 5th, buon 5 di maggio, feliz 5 di maggio anche per i miei fratelli messicani, no, che festeggiano insieme a noi. E dai, oggi ci dobbiamo volere bene. Gente della Juve, oggi ci dobbiamo volere bene, abbracciarci stretti stretti, anche perché l'attualità ci dice che il Napoli ieri sera si è classificato matematicamente primo in questo campionato. Si è classificato primo e vuol dire che per la terza volta nella sua storia il Napoli è campione d'Italia. Il Napoli che a cui non solo vanno fatti i nostri complimenti, ma a cui tutti quanti, includendo noi, stiamo facendo i complimenti da 6 mesi a questa parte, perlomeno, no? La squadra più forte del mondo, Spalletti, l'allenatore più forte del mondo, il georgiano, Osimhen, la maschera e tutta la retorica che si è costruita intorno a questa squadra che io rispetto, stimo e ripeto, non siamo, i nostri complimenti e il nostro rispetto non è mai mancato. Quello che apprezzo, come al solito, non viene da parte dei nostri avversari, ma sempre da parte nostra. Ad esempio, vedendo i festeggiamenti in tutta Italia, in tutte le città d'Italia, ovviamente c'è stata una festa in favore del Napoli, includendo il mio paesino, in cui nessuno era a conoscenza di questa quantità di tifosi, appunto, azzurri. A Torino, città appunto della nostra Juventus, Piazza San Carlo era piena di magliette azzurre e di persone che cantavano, saltavano, fuochi d'artificio, striscioni, chi non salta è Juventino e bla bla bla. Ok, questo è quello che a me fa piacere, il fatto che con noi queste cose possono succedere. A Torino un tifoso avversario può andare in piazza a festeggiare uno scudetto. Non so se a parti inverse potremmo dire le stesse cose, visto che recentemente soltanto a Roma, in una discoteca, un ragazzo è stato mandato all'ospedale con la faccia distrutta da un tirapugni solamente per aver vestito una maglietta della Juve. Quello che mi fa piacere è la risposta della Juventus a tutti quei tifosi, includendo me, signori, includendo me, io non mi tiro fuori, anch'io avrei voluto che la Juventus avesse evitato di fare i complimenti al Napoli per questo scudetto, perché da parte loro arrivano sempre solo offese, sempre solo accuse, sempre solo dichiarazioni composte da quella materia di colore un po' strano e odore un po' così, come diciamo sempre. Quindi io mi metto nel gruppo di quei tifosi che chiedevano alla Juventus di non essere Juventus, perché non fare i complimenti ai campioni d'Italia non sarebbe stato nello stile della Juventus. Quindi io sono stato orgoglioso nel momento in cui la Juventus è riuscita a rispondere sia a noi sia agli avversari del Napoli allo stesso tempo. Perché il tweet è stato fantastico. Visti tutti gli auguri che ci avete fatto negli anni passati, non potevamo non ricambiare con una faccina simpatica. È inutile che io vi dica che non c'è bisogno di andare a fare una ricerca su internet, di andare a fare una ricerca sul Twitter del Napoli o sul Facebook o Instagram del Napoli. Se volete perdere tempo, andate pure. Però io vi posso anticipare che negli anni in cui abbiamo vinto lo scudetto, che sono 9 di seguito,
Non ci sono mai arrivati gli auguri dalla società Calcio Napoli. Questo è quello che mi rende orgoglioso, che noi riusciamo ad essere sempre differenti da questo punto di vista, e anche quando il tifo invoca delle reazioni drastiche in difesa degli oltraggi e delle offese che ci vengono fatte, la Juve, che è una società a un livello superiore, trova il modo di accontentarci, di difenderci in un certo senso, però non perdendo il proprio stile, la propria classe, come ha fatto appunto con il tweet. E il campionato è matematicamente andato al Napoli, è il terzo scudetto dopo 30 anni appunto che stiamo ancora parlando dello scudetto di Maradona, e probabilmente continueremo ancora a parlarne. Io avevo detto appunto che avevo già riconosciuto la loro vittoria, stravittoria sul campo, oltretutto da appassionato di storie a inizio campionato non potevo non essere colpito da quello che era la situazione di Napoli intorno a De Laurentiis, intorno a Spalletti e ai nuovi giocatori che erano praticamente per la maggior parte degli sconosciuti, no? Quindi l'impresa che questi uomini sono riusciti a raggiungere, a compiere, mi sembra molto, molto interessante, molto appassionante, mi sembra una storia bella da raccontare. Il problema poi è tutto il contorno, tutto il contesto, il fatto che non c'è stata una grande dimostrazione di sportività nel saper vincere e nel saper affrontare una situazione a cui mi rendo conto che i tifosi del Napoli non sono abituati, perché ovviamente se vinci uno scudetto ogni 33 anni ci sono ragazzini che si trovano in queste situazioni per la prima volta, e quindi a chi la vuoi dare la colpa? Se gli esempi che hanno della comunicazione sono quelli che sono, è normale che sia questo il dibattito. Quindi congratulazioni le facciamo tanto volentieri, facciamo i nostri complimenti, rinnoviamo il nostro rispetto a tutta la squadra, la squadra più forte del mondo in questo momento, congratulazioni, però peccato, no? Congratulazioni per uno scudetto stravinto sul campo, però peccato, perché è probabilmente lo scudetto più falsato da quando esiste la Serie A. Quindi devo ripetermi, perché messaggio è importante e ci tengo che arrivi. Congratulazioni Napoli per aver vinto lo scudetto più falsato da quando esiste la Serie A. Bravi. Con questo non voglio dire assolutamente che non avete ammazzato il campionato, non voglio dire che qualsiasi altra squadra presente in questo campionato avrebbe avuto una minima possibilità, ma partendo dalla Juve fino ad arrivare a Milan che va buttato fuori in Champions League, quello è stato veramente molto ingiusto, perché essendo voi il bene del calcio, il bello del calcio, sarebbe stato giusto se fosse passato voi, però purtroppo è andato il Milan, che dobbiamo fare? Prendiamoci questo scudetto, che invece ve lo siete meritato, però appunto perché io sono convinto del fatto che lo scudetto che avete vinto è meritatissimo, peccato che sia lo scudetto più falsato della storia del calcio, peccato. E vi lascio, signori, con le solite tre regole: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.